Allora, ragazzi, volevo un attimo parlare discorso me e Mattia, perché visto che, insomma, com'è giusto che sia, è un 10 giorni che mi state scrivendo 7.000 messaggi. Dicevo, vedo che mi avete mandato negli ultimi giorni e nell'ultima settimana parecchi messaggi. Ma vi siete lasciati? Ma perché non vi vedete più? Ci sta, cioè, è giusto da parte vostra che ci seguite e non vedendo chiaramente più niente cioè, tra me e lui. Quindi ad oggi è giusto che io vi risponda perché è giusto. Fino adesso non vi ho risposto perché non sapete, sono sempre stata abbastanza riservata. E come lo è lui, e come è sempre stata la nostra storia, no? Quindi, come in ogni storia, ci sono degli alti e dei bassi, soprattutto noi che viviamo a distanza abbastanza grande. Lui ha il suo lavoro, io ho il mio. Detto questo, sì, eravamo in un momento di basso, quindi dicevo ci sono alti e bassi, eravamo in un momento di bassi, ok? Però è normale che io non è che sbandiero a tutta l'Italia o comunque alle persone che mi seguono e sono in crisi oppure lui dichiara sono in crisi. No, ci sono certe cose che vanno comunque risolte inter nos e voi lo sapete bene. Però è anche giusto rendere partecipi. Dicevo, è anche giusto arrivati a un certo punto di silenzio rendere partecipe anche voi, appunto, che ci seguite 24 ore su 24 e non capite il motivo di questa lontananza, di questo silenzio. Detto questo, volevo rassicurarvi del fatto che ci sono stati dei chiarimenti, ci sono stati dei miglioramenti, dei passi avanti e quindi è tutto ok. Ora, quindi, questo weekend non scenderò perché lui ha un corso a Roma riguardante il suo lavoro dei dentini e quindi non ci possiamo vedere. E quindi io scenderò la settimana prossima e staremo un po' insieme. Quindi, se non ho parlato fino adesso non è perché me ne frego di voi e di quello che pensate e di rendervi partecipi. Perché non è assolutamente così, però ho aspettato il momento giusto per capire un attimo anch'io com'era la situazione. E se dovesse essere mai, che spero mai nella vita, una fine, una rottura fra me e lui, sicuramente sarete i primi a saperlo. E basta.